Caius non respirat. A Caio manca il fiato, Caio non respira, commenta ironico l'altro amico. Potius nuper nutabat. Addirittura, anzi, poco fa, nuper nutabat. Non stava in piedi, barcollava. Cum somno opprimeretur. Poiché era sopraffatto dal sonno. Misera nupta, aggiunge l'amico, povera sposa. Quia ac nocte non blandizias, sed roncum tantum audiet. Perché, dice, questa notte non ascolterà, non audiet blandizias, paroline dolci, sed roncum tantum, sed tantum, ma soltanto il russare. La sposa velata è già arrivata, e anche il Pontifex Maximus, che dovrà celebrare il rito del matrimonio. Un rito particolare, la confarreatio, un rito antichissimo che prende il nome dal pane, del farro, diviso dagli sposi, come simbolo della futura vita in comune. Ecce Pontifex Maximus, cum pane farreo. Ecco il pontefice Massimo con il pane di farro, dice sempre l'amico di Caio. Nam cum ante a flamen dialis designatus sis, confareari debes. Infatti, nam, poiché prima antea sei stato designato, sei stato nominato flamen dialis, flamen diale, debes confareari, devi sposarti con il rito della confarreatio, cioè della condivisione del pane di farro con la sposa. Si avvicina il momento clou del rito. Agedum Cai, dai Caio, dice l'amico, nunc munus tuum presta. Ora, nunc presta, fai munus tuum, il tuo dovere, et quere, e chiedi, qui ses tu? Chi sei tu? E Caio trova il coraggio di fare il proprio dovere. Qui ses tu, puella? Chi sei tu, ragazza? Facem tuam, non video, non vedo il tuo volto, cum flammeo contegaris, poiché sei coperta, contegaris, flammeo dal flammeo, cioè dal velo arancione. E Cornelia risponde alla domanda che rituale che Cesare le ha posto. Ubi tu Caius, ego Caia. Dove tu sei, Caio, io sono Caia. È una formula solenne che segna il passaggio della donna nella famiglia del marito. Non te agnosco, nuptamea, ora ti riconosco, mia sposa, esclama Cesare.